Ciao, sono Max Marchi, il preparatore atletico di campioni olimpici, primatisti italiani ed europei e personal trainer. In questo video parliamo di alimentazione. Continua la rubrica Siamo quello che mangiamo e attraverso l'alimentazione possiamo scegliere gli alimenti che ci fanno stare meglio, avere più energia e migliorare le nostre performance. Oggi parlo di un alimento che sicuramente ti piacerà molto, perché le patate, l'argomento di oggi, sono uno di quegli alimenti che piace al 90% della popolazione. Le patate possono avere due funzioni in base come vengono cotte. Esempio, abbiamo le patate fritte, che sicuramente è un alimento ricco di grassi ma sani, che aumentano il nostro peso, quindi ci faranno sicuramente ingrassare, anche se magari una volta alla settimana te le consiglio, perché il fritto apportato una volta alla settimana ci aiuta a mantenere attivo il nostro fegato e ci aiuta a mantenerlo con la sua efficienza migliore. Ma adesso parliamo delle patate per aiutarci a perdere di peso. Sì, le patate ci possono aiutare a perdere di peso, sono una fonte di carboidrati, quindi vanno a sostituire la pasta, il pane o il riso. Ma cosa hanno di vantaggio? Se bollite, aiutano a farci perdere peso, sono un alimento brucia grassi, in quanto hanno un indice di sazietà molto maggiore rispetto agli altri carboidrati di cui ti ho parlato, quindi aiuteranno a sentirci pieni. In più hanno una proteina che aiuta a inibire la proteasi, ovvero ha un effetto sugli ormoni dell'appetito, quindi ci va a ridurre il nostro appetito e farà sì che mangeremo di meno. L'altra cosa importante della patata è che, se bollita e raffreddata subito dopo con acqua fredda, andremo ad aumentare un amido resistente, che è una fibra che ci aiuterà a perdere di peso. Quindi la patata può essere un alimento, se cotto in maniera intelligente, ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo e a perdere di peso. Anche per oggi spero di averti dato un utile consiglio. Se il video ti è piaciuto, lasciami un commento, condividilo con tutti i tuoi amici, lasciami un like e ti aspetto nel prossimo video. E per qualsiasi cosa io ci sono. Ciao!